Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua pronti per fare una recensione di un nuovo pezzo della mia collezione. E questa volta andiamo a prendere un pezzo della Oshima, ovvero l'Arcadia. L'Arcadia è indicata con la sigla SGM24. Qui vediamo anche sulla scatola, che dopo vi farò vedere meglio, è riportata come Legio Matsumoto Original Romantic Series Arcadia. Allora, l'Arcadia che andiamo a recensire non è l'Arcadia che abbiamo conosciuto nella serie classica di Captain Harlock, bensì un'altra Arcadia, la sua prima Arcadia si può definire, quella anche perché è presente nel film L'Arcadia della mia giovinezza e poi in tutte le altre serie che hanno fatto da prequel alla serie classica che tutti abbiamo imparato a conoscere fin da bambini. Fare un riassunto nell'anime di dove appare questa Arcadia risulta un po' complicato per me, perché io non ho visto tutte le serie di Captain Harlock, però ho visto l'Arcadia della mia giovinezza, che è il film del 1982, nel quale compare proprio, diciamo, per la prima volta questa Arcadia. Allora, andiamo a vedere quindi la storia di questa Arcadia, non proprio la storia di Captain Harlock in se stesso. Infatti, questa Arcadia che vediamo qui è stata la prima astronave costruita da Toshiro, colui che diventerà il miglior amico di Captain Harlock. Al tempo Harlock ancora non era un pirata, ma faceva parte dell'esercito di difesa terrestre, che però era stato invaso dagli umanoidi. Fa comunque parte della resistenza, e è proprio in questo film d'animazione che vediamo la famosa scena in cui lui perde l'occhio e sarà costretto quindi a portare la benda che tutti abbiamo imparato a riconoscere. E il film d'animazione in cui compare appunto questa astronave è veramente bello e lo consiglio a tutti, soprattutto perché si vede la prima uscita dell'Arcadia dal sottosuolo. Infatti questa, come dicevo prima, essendo stata costruita da Toshiro in gran segreto, viene da Toshiro donata ad Harlock per compiere una missione. È una missione ribelle praticamente, perché devono andare su un altro pianeta. Il pianeta in questione è il pianeta Tokarga, il quale tra l'altro doveva essere la meta di Harlock per conto del nuovo governo umanoide. E invece lui, con l'aiuto di Toshiro, si reca su questo pianeta per cercare di portare in salvo i sopravvissuti. In realtà ne trova veramente pochi, e poi i pochi che riesce a portare via dal pianeta, insomma, in seguito faranno... Non vi sto a dire cosa succederà, perché nel caso ancora non abbiate visto il film e non vi voglio sciupare tutta la suspense, ecco. Dunque, questa poi è l'astronave che vedremo più di tutte, perché sembra tra l'altro, dalle ricerche che ho fatto, che questa nuova Arcadia sia stata realizzata da Leiji Matsumoto per via di un contenzioso che c'era tra Bandai e la Takara, almeno così ho visto, nel quale avevano entrambi i diritti della Death Shadow, l'Arcadia quella blu. E siccome non si volevano fare pubblicità a vicenda, sembra che Leiji Matsumoto abbia risolto la situazione dicendo: ecco, io vi faccio una nuova Arcadia, adesso smazzatevela voi. Va bene, andiamo a vedere quindi questo piccolo gioiellino e quali sono gli eventuali pregi e difetti.
Allora, partiamo dai pregi. I pregi, beh, che dire, è un bell'oggetto, c'è veramente tanto metallo, assomiglia veramente tanto alla serie, al film, quello che ho visto, e anche agli spezzoni della serie animata, quelle che sono venute dopo. Per quanto riguarda le dimensioni, è molto ben proporzionata sicuramente, e diciamo che quando uno la prende in mano per diciamo spostarlo, che è veramente pesante, cioè si sente davvero, non è una cosa così fragile come si possa pensare, anche anzi anche abbastanza resistente. E per quanto riguarda la colorazione, qui a parer mio compare qualche piccolo difetto, almeno nel mio modello. Non so se questo è un problema di tutti. A vederla così, se uno la osserva bene, la colorazione sembra veramente, veramente impeccabile. Però vediamo se riesco a far vedere a video. Nel mio modello ci sono alcuni difetti, per esempio qui in questo punto dove sto indicando con la bacchetta. E poi in qualche altro punto avevo notato le sbavature che adesso non ricordo molto bene. È un po', sto cercando di farvela vedere proprio tutta. Ecco qua, solamente da quella parte. No, mi ricordavo male. Qui c'è un piccolo segno, niente, non è niente fortunatamente. Ecco qua, dunque, difetti. A parte quelli lì, penso che possano essere dovuti forse agli accessori, però che non ci sono, cioè qui la Oshiba non è che ci abbia dato chissà cosa, ci ha fornito semplicemente delle ancore che qui vediamo, che io ora ho inavvertitamente, ecco qua, un po' intrigato, speriamo di risolvere presto la situazione. Ho cercato di sbrogliarle, ecco qua, fatto. E ci dà in dotazione la base, che ora vi faccio vedere, cerchiamo di spostare in maniera di non intrigare più niente, no, diventa veramente una cosa, ecco qua. Ci dà la base, che è totalmente in plastica, i supporti, poi qui ci sono dei caccia, lo solito colore dell'Arcadia. E abbiamo il cappello di Toshiro. Poi altre cose che da intestazione non ci sono. C'è una cosa interessantissima che ora magari vi farò vedere proprio prendendo l'astronave in mano e cercando di farvela vedere più da vicino. Nella parte posteriore trovano l'alloggiamento due batterie, due mini stilo che servono per illuminare i reattori, le stanze, la parte della cupola e la parte qui su alta dovrebbe essere la plancia di comando. Ora vi faccio vedere un po' nel dettaglio alcune di queste cose che vi ho detto. Ecco qua, non vi ho fatto vedere il momento in cui ho sganciato l'Arcadia dal piedistallo in plastica perché è abbastanza faticosa la cosa. Quando si incastra per bene, veramente toglierla diventa noioso, quindi sono passato direttamente alla parte in cui vi faccio vedere la nave. Ecco, qui vi faccio vedere un po' i dettagli. Spero appunto che si riescano a vedere abbastanza bene. La parte che dicevo è qui, è al di sotto. Dunque, vediamo un po'. Ecco qua, questo è l'alloggiamento. Qui, aprendo in questo modo, come potete ben vedere, trovo l'alloggiamento delle batterie. Io non le tengo mai montate, dico la verità, le ho montate stasera per farvi vedere appunto l'illuminazione dell'Arcadia. Sempre qui di sotto, a questa altezza, troviamo un pulsante. Premendo questo pulsante, come vedete, si sono accesi i reattori. E la cupola e la plancia di comando.
Mi spengo un attimo il faretto per vedere se si riesce a apprezzare. Ecco qua. Questo giusto per farvi apprezzare un attimo la luce, l'Arcadia in notturna. Ecco qua. Dunque, che dire poi di questo pezzo? È veramente ben fatto. Oltretutto ci sono anche dei piccoli accorgimenti relativi ai cannoni. Tutta la parte è la maggior parte è in metallo. Queste parti qui sono in realtà in plastica, queste che sto toccando, queste qui, queste sono le uniche cose veramente delicate. Qui queste antenne veramente si deve stare attenti perché sono delicatissime. Dicevo, l'accorgimento che hanno avuto riguardo ai cannoni è il fatto che muovendo un cannone si muovono tutti e si alzano anche, come potete vedere, i cannoni appunto di raggio dei proiettili. E qui ce n'è un altro. Che dire, è un pezzo veramente bello, io l'ho cercato tanto. Questo qui ha un prezzo ragionevole perché c'era stato un periodo dove aveva raggiunto dei prezzi che era veramente troppo, almeno per il pezzo che era. Il pezzo invece a cui l'ho trovato ora mi è sembrato accessibile e giusto, insomma, corretto per il pezzo che è. Questa parte qui ovviamente, come vi ho già detto, il piedistallo è totalmente in plastica. Quindi altro non c'è da dire se non farvi vedere da vicino magari i caccia, le istruzioni che troviamo all'interno e magari anche la scatola, che la scatola è la parte anche interessante perché diciamo che può essere esposta, se uno vuole esporre, in due parti differenti. E ora andiamo a vedere il tutto. I caccia, come potete vedere, sono veramente veramente piccoli. Ora più di così non riesco ad avvicinarveli, spero comunque possiate lo stesso apprezzare. Li appoggiamo un attimo sui loro piedistalli. Per ora sto tenendo l'Arcadia accesa, come potete vedere. E andiamo quindi a vedere, spostiamo il tutto e andiamo a vedere semplicemente la scatola e le istruzioni. Per quanto riguarda la scatola, come dicevo, è alquanto interessante perché secondo me non esiste un davanti e un dietro. Guardate, può essere esposta sia in questa maniera, perché a chi piace esporre ovviamente, sia così. In entrambe le parti sono riportati alcuni dati, cambiano l'immagine dell'Arcadia, dello sfondo, che qui vedete non è presente quel rosso che c'era prima. Per quanto riguarda poi il resto della scatola, ecco, non c'è niente di particolare. Una cosa che ho dimenticato di dire di prima è comunque l'elevato dettaglio che ha l'Arcadia. Questo c'è da dirlo, sì. Ecco, vedete, questa è la parte su alta, che messa in questa posizione sembrerebbe che questa sia la parte frontale. Ecco, poi prendiamo il libretto, chiamiamolo il libretto di istruzioni, dove all'interno troviamo ben due libretti, come potete ben vedere, uno in giapponese, uno in inglese, ma all'interno riportano la stessa identica cosa, le istruzioni, ovvero per montaggio delle batterie, di alcuni pezzi. Ecco qua, anche qui si può vedere stessa identica cosa. All'interno si trova anche, un attimo che ve lo faccio vedere, questo cartoncino bianco, che sinceramente, scusate la mia ignoranza, non so cosa sia, sembra che sia un numero di serie dovuto forse al numero dell'Arcadia. Questo almeno credo, non lo so, vi ripeto. Dunque, eccoci arrivati qui, diciamo, alle conclusioni veramente.
È un pezzo che a me piace, è veramente ben definito, questo sì, quindi come dicevo prima, l'ho cercato tanto e l'ho voluta tanto. Il fatto ha voluto che una volta comprata questa, dopo un anno, Bandai ha deciso di fare la propria versione. Io non l'ho mai vista la versione Bandai, però so che è veramente più grande di questa qui. Non so se credo che comunque abbia lo stesso, se non maggiore, diciamo, elevata, come si può dire, mi sono intrigato, scusate ragazzi, dettagli maggiori, ecco, una precisione dei dettagli più elevata magari, questo non ve lo so dire. Vi posso dire che questa, per i canoni, per i miei canoni, la ritengo dettagliatissima, veramente. Soprattutto ci sono degli accorgimenti, tipo le luci qui rosse, che non sono luci, sono semplicemente pitturate, però sono fatte veramente bene, le parti dorate anche, quindi secondo me cercavo di avvicinarvela un po' per farvela vedere ancora una volta, mettendola magari anche a fuoco volendo, ecco. Dicevo qui, nella speranza che possiate apprezzare i dettagli, ma a video diciamo non credo che sia una cosa fattibile. Comunque ragazzi, ecco qui, questa è la mia recensione, io ve la consiglio, non so dirvi se valga la pena a questo punto comprare questa o quella della Bandai, anche se devo dire una cosa importante che mi sono dimenticato, in caccia sono caduti, quella della Bandai in realtà è il modello che viene visto in Galaxy Express, e quindi però io non me la ricordo, e non mi ricordo di come è fatta, dovrei andarla a rivedere anche l'anime, e non so se ci siano differenze di design, quindi non so. Va bene ragazzi, a voi la scelta, magari se un giorno avrò in possesso anche il modello della Bandai, recensirò anche quello. Bene, è tutto e alla prossima recensione. Ciao a tutti!